da questa parte. Scenderemo con questo trenino. Oh. Tutti a bordo, prima fermata, livello 1, la stanza dei computer. Attenti, tenetevi forte. Oh! Livello 1, la stanza dei computer. Un vero spasso. Oh, il mio stomaco è tutto sotto sopra. È bello, non è vero? E pensa che sarà anche meglio la prossima volta. Cosa vuol dire che sarà meglio? Lo vedrai. Seguitemi. Qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli. Quindi non li fate così come vi vengono. Oh no, no, no. I giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio. Niente mai lasciato al caso. Però è un lavoro un po' troppo duro per me. Noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione. Vedete, qui è dove scegliamo i colori. Quella lì è la bambola per Babbo Natale. Sì, ora per farvi un esempio, se voglio posso cambiare il colore del vestito della bambola. Da rosso farlo diventare blu. Vestito blu. Ora tutti quanti in fabbrica sapranno che devono dipingere il vestito di blu. Ma Babbo Natale non voleva che fosse rosso. Certo che sì, principessa Holly. Questo era solamente un esempio. Ciao, vecchio elfo saggio. Buongiorno, principessa Holly. Benvenuta alla fattoria degli elfi. Adesso devi indossare questo casco. Per quale motivo? Nel caso ti cadesse qualcosa sulla testa. Oh! Dirigiamoci al campo di carote. Guardate, questo è il nostro campo di carote. Fate attenzione! Sta per uscire una carota! Tirate su! Tirate su! Tirate su! Wow! Oh, ciao, principessa Holly! Buongiorno, signor elfo! Da questa parte! Ciao, ciao! Arrivederci! Qui invece coltiviamo la lattuga! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Andiamo, presto! Ma perché adesso hai aperto l'ombrello? Perché tra poco faremo piovere. E userete la magia? A noi non serve la magia. Abbiamo a disposizione un innaffiatoio gigante. Wow. Spingete su! Spingete su! Spingete su! Spingete su! È davvero fantastico! Se trovi questo fantastico, allora aspetta di vedere la piantagione di pomodori. Oh, il mio stomaco! Allora, cos'ha che non va alla tua bacchetta? Purtroppo si è rotta! L'ha sbattuta contro una roccia! Sì, certo, ma per aggiustarla dobbiamo scoprire esattamente che cosa non funziona. Oh! I raggi X mostrano che serviranno un bastoncino nuovo e un intervento agli ingranaggi. Da questa parte. Qui dentro coltiviamo le piante da cui si ricavano i bastoncini per le bacchette. Ma perché farlo, visto che è pieno di bastoncini nel prato? Ah, perché i bastoncini per le bacchette sono coltivati in modo speciale. E sono fatti con il giusto tipo di pianta. Esatto, tata Susina. Il legno per fare la mia bacchetta proviene da un susino, perché io sono tata Susina. E visto che Holly significa agrifoglio, la tua è fatta di... legno di agrifoglio! Già, proprio così. Quindi, Fragolina, la tua bacchetta da quale pianta proviene? Mi sembra abbastanza chiaro, da una pianta di fragole. Oh! Provala e dimmi come la senti. È troppo lunga. Ha solo bisogno di una spuntatina.
Questa fase del processo di riparazione è un misto tra la falegnameria e il giardinaggio. La bacchetta adesso è aggiustata. Non ancora, principessa Holly. Manca la parte superiore. Seguitemi. Ci troviamo nella sala degli ingranaggi. Oh! E dove andiamo adesso? Tata Susina, oggi qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dovete varare la nuova nave degli elfi, vostra maestà. Che cosa significa? Non capisco. Te lo mostro. La principessa Holly e re Cardo. Ora devo fare un discorso. Complimenti, elfi, siete stati bravi. Questa è davvero una splendida nave. E sono certo che vi divertirete molto a navigare. Ottimo lavoro. Ora romperò una bottiglia di succo delle fate contro il fianco della nave. Oh, dov'è il succo delle fate? Scusi, maestà, siamo molto impegnati. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Si parte per la prossima consegna. A dopo, Holly. A dopo. Dichiaro che questa nave è pronta a prendere il largo. Papà, e adesso che cosa facciamo? Stringiamo mani e facciamo domande. Salve. Allora, qual è il suo ruolo? Io curo la manutenzione, vostra maestà. È davvero interessante. Salve, lei cosa fa a bordo? Io cucino per l'equipaggio, vostra maestà. Oh, davvero? È molto interessante. E lei che cosa fa a bordo? Sono il capitano, principessa Holly. Anche questo è molto interessante. Tata Susina, per favore, vorrei del pane da mangiare con l'uovo. Mi dispiace, vostra maestà, ma non abbiamo pane questa mattina. Non c'è pane? Allora fallo apparire con la magia. Ma non posso fare apparire del pane se manca la farina. E oggi manca anche la farina. Problema risolto, ordiniamone dell'altra agli elfi. L'ho già fatto, ma come al solito il camion degli elfi è in ritardo. Tata, il camion degli elfi è arrivato! Consegna di cibo! Finalmente, signor Elfo! Riccardo sta ancora aspettando di fare colazione! Allora, quest'oggi abbiamo dei funghi, un pomodoro, fagioli in scatola e ovviamente uova! Basteranno per preparare un'ottima colazione per il re! Sì, la ringrazio, signor Elfo, ma l'unica cosa che mi serve oggi è della farina! Farina? Esatto, un po' di farina per fare del pane. Il re vorrebbe del pane. Non c'è problema, vi porteremo un bel sacco di farina dal mulino a vento degli elfi. Grazie mille, signor elfo. Vediamo un po', dunque potremo consegnarvela tra una settimana. Tra una settimana? Ma a me serve subito la farina. Ah, non sa quello che dicono? Non far fretta al mulino a vento degli elfi. Forse dovrei venirlo a vedere, questo mulino a vento. Ma certo, Tata Susina. L'accompagniamo noi, se vuole. Vedere il mulino sarà divertente. Vorrei tanto venire anch'io. Vieni pure. Sali a bordo, principessa Holly. Seguitemi, visiteremo la fattoria degli elfi oggi. Allora, bambini, chi di voi sa dirmi da dove vengono le carote? Vengono dalla fattoria degli elfi. Esatto, Tata Susina. Bambini, ora tocca a voi. Ditemi da dove vengono le carote. Dalla fattoria degli elfi. Molto bene. Per favore, bambini, mettete i caschi e seguitemi da questa parte. Sentiamo, chi sa dirmi quale animale depone le uova? È la pecora. No, Fragolina, non è la pecora. È la gallina. Sì, Jake, risposta esatta.
Come potete vedere, la fattoria degli elfi ci fornisce tutto il cibo che ci serve. Che ci dici del latte? Il latte è prodotto da animali molto, molto grandi. Gli elefanti? No, non dagli elefanti. Il latte è prodotto dalle mucche, ma non abbiamo nessuna mucca alla fattoria degli elfi. Allora, dove vivono le mucche? Vivono alla grande fattoria. Andiamo alla grande fattoria! Andiamo, io voglio vedere le mucche! No, no, no! Andare a visitare la grande fattoria è troppo pericoloso per noi elfi e anche per le fate. Smettila, vecchio saggio, stai davvero esagerando. E che cosa può mai saperne una fata sugli animali? Le fate adorano gli animali, vero bambine? Soprattutto i soffici gattini. La grande fattoria è piena di animali molto grandi e anche di gente molto grande, con dei piedi grandi. Dai, sono già stata alla grande fattoria ed è andata bene. Chi vuole conoscerla? Io! D'accordo, venite con me, bambini. Urrà! Va bene. Quest'oggi andremo tutti alla grande fattoria per imparare qualcosa sulle mucche. Sarebbe meglio che la coccinella non venisse con noi. Tata Susina, dov'è la colazione? Mi dispiace, Vostra Maestà, ma gli elfi non hanno ancora consegnato il cibo. Un uovo sodo è tutto quello che desidero, Tata. Puoi farne apparire uno? Naturalmente, certo che posso. Ma le uova della fattoria sono molto più buone. Non mi importa, ho fame e voglio un uovo sodo. Adesso! Come desidera Vostra Maestà. Abracadrodo! Appari, uovo sodo! Che puzza! È davvero disgustoso. Che cos'è? È un uovo di drago. Beh, fallo sparire. Potrei sempre fare apparire una gallina, così deporrà un uovo per lei. Non è il caso. Aspetterò che gli elfi ci consegnino il cibo. Potrebbe volerci un po' di tempo, Vostra Maestà. Non mi alzerò da questa tavola finché non avrò mangiato un uovo sodo. Come desidera la Vostra Maestà. Tata, sono arrivati! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Consegna di cibo! Cos'è successo, signor Elfo? Riccardo sta ancora aspettando la sua colazione. Scusi, Tata Susina. Abbiamo perso una carota lungo il tragitto e siamo tornati a riprenderla. Ho capito. Sarà meglio che trasporti subito il cibo all'interno del castello. Carota, un bel pomodoro e dell'ottima lattuga. Ma dov'è l'uovo? L'uovo! Abbiamo bisogno proprio di quello. Sua Maestà vuole mangiare un uovo sodo. Torneremo subito alla fattoria degli elfi a prenderne uno. Holly, vuoi venire insieme a noi? Sì, mi piacerebbe tanto. Tata, posso andare alla fattoria degli elfi? D'accordo, Holly. Così ti accerterai che prendano un bel uovo. Dovete andare in visita alla fabbrica degli elfi. Perché? Beh, Vostra Maestà, in questo periodo alla fabbrica sono molto impegnati, visto che siamo vicini a Natale. E questo cosa ha a che fare con me? Dovete esaminare i giocattoli e assicurarvi che siano perfetti. Sembra divertente. Invece non lo è, Holly. I giocattoli sono sempre perfetti. Io devo solo dire che sono perfetti. È proprio necessario. Dovete farlo per forza. Si aspettano una visita regale. Ci vado io! Sono capace a dire che i giocattoli sono perfetti! Certo! Perché no? E Tata Susina può venire con te per darti una mano! Oh, fantastico! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Siamo venute qui per visitare la fabbrica degli elfi! Tu per caso sai dov'è? Certo che lo so! Sono un elfo! Allora, dove si trova? Venite con me! Questa è la reception della fabbrica degli elfi. Buongiorno, vi serve aiuto? Buongiorno, la principessa Holly è qui per la visita regale. Capisco, dovresti firmare questo registro. Scrivo il mio nome? Sì, il tuo nome e il tuo lavoro. Il mio nome è Principessa Holly e il mio lavoro è essere una graziosa principessa delle fate. Molto bene, ottimo. Ora mettete questi caschi di sicurezza. E
Vedo che avete delle bacchette magiche. Certo, noi siamo delle fate. Mi dispiace, ma devo prenderle. Fare incantesimi non è permesso qui nella nostra fabbrica. Gli elfi non praticano la magia e noi siamo elfi. Oh no! Eccolo! Ah, Fragolina! Non è una mattina meravigliosa? Sì, tata Susina! Ciao, Ali! Ciao, Fragolina! Sei venuta da me per fare pratica con le bacchette? No, sono venuta a vedere se Ali voleva giocare! Visto che sei qui, puoi esercitarti con la bacchetta! Ma purtroppo non mi ricordo più dove l'ho lasciata! Ce l'hai in mano! Oh, sì! Hai ragione! Su, andiamo! È così divertente fare pratica con le bacchette! Bene, ci eserciteremo a sollevare le rocce con la magia. Su e giù! Su e giù! Su e giù! Su e giù! Bene, ottimo! Su, continuate! Su e giù! Su e giù! Ciao, Ali! Ciao, Fragolina! Volete giocare a pallone? Non possiamo! Dobbiamo fare pratica con le bacchette magiche! Su e giù! Su e giù! Non dovreste essere più delicate con le bacchette? È tutto ok! Sono molto resistenti, guarda! Attenta, così rischi di romperla! Oh, non essere così sciocco! Le bacchette non si rompono mai! Dimostraglielo, Ali! Colpisci questa roccia con la tua bacchetta! Ok! Ci picchia! Holly, Fragolina! Come vanno gli esercizi di magia? Non molto bene, tata. Holly ha rotto la sua bacchetta. Com'è successo? La stavo agitando molto delicatamente e poi... L'ha sbattuta contro una roccia! Non è stata una bella idea. Mi dispiace, tata. Non preoccuparti, basterà aggiustarla. Urrà! La aggiusterai con un incantesimo, vero, tata? Oh no, io non posso ripararla. La principessa Holly e il nostro re Cardo. Urrà! 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 Ed ecco i finalisti, vostra maestà. Il primo è un pomodoro. Ah, davvero molto grande. E l'altra è una fragola. Anche quella è molto grande e... rossa. Adesso devo fare un altro discorso. Complimenti per aver coltivato questa roba. La frutta e gli ortaggi sono enormi. Senza ulteriori indugi, dichiaro che il vincitore è il pomodoro. O forse la fragola? No, il pomodoro! Ma papà, non è giusto, stanno usando la magia! Sì, lo so, succede tutte le volte. Perché non proviamo ad assaggiarli per scoprire qual è il migliore? Questa è un'ottima idea! Assaggiamoli! Sarà il nostro pranzo! Prima il piatto forte, il pomodoro! Delizioso! Ora, come dessert, questa bella fragola. Davvero squisita! Yum, yum! Sono tutti e due molto gustosi. Vincono entrambi! Urrà! Urrà! Allora, dov'è il trofeo? Spero non sia tardi, maestà. No, è giusto in tempo. Congratulazioni, ottimo lavoro! Urrà! Eccola giù il mulino a vento! Wow! Buongiorno, Ben, buongiorno, Holly. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, ciao, tata Susina. Ciao, come stai? Per favore, possiamo avere un sacco di farina? Certamente. Dovrebbe essere pronto più o meno tra una settimana. Ma a me serve adesso. Oh, oh, oh.
Non sai come si dice non far fretta al mulino a vento degli elfi? Perché, scusa? Oh, oh, oh. Tu sai tutto su come un mulino a vento produce la farina? È ovvio che so tutto. Beh... Vecchio saggio elfo, tu ci puoi mostrare come si fa la farina? Oh, certo che posso! Venite con me! Allora, qualcuno di voi sa dirmi cosa abbiamo qui? Beh, un elfo! No, no! Intendevo che cos'ha in mano l'elfo! Una spiga di grano! Risposta giusta, Ben! E chi di voi sa che cosa facciamo con le spighe qui al mulino a vento degli elfi? Io lo so! Prendiamo le spighe di grano. Aspetta, e poi... solo un momento, Ben! Perché non lasci che siano le fate a darci la risposta? Le usate per spazzare la polvere? No, no! Usiamo le spighe di grano per fare la farina. Prima le mettiamo tutte in questo grande imbuto che provvede a separare le parti che non ci servono da quelle che ci servono. Venite con me! Dobbiamo scendere, seguitemi! Prego, vecchio saggio elfo! Come vuoi, la cosa importante è che si comporti bene. Tu piaci molto a Gastone. Grazie, ne sono lusingato. Noi stiamo andando alla grande fattoria e lì vedremo tante belle mucche! Eccoci arrivati alla grande fattoria! Attento, laggiù c'è una griglia! Cosa? Allora ricordatevi, bambini, la gente grande ha dei piedi molto grandi che non si può sapere che cosa calpesteranno. Con un po' di fortuna non incontreremo nessun membro della gente grande, ma se accadesse, mantenete la calma. Non andate in panico. Vecchio saggio elfo, quello è un membro della gente grande. Eh? Ah! Un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo! Ah! Ah! Ti prego, mettici giù subito! Oh! State tranquilli, lei è Lucy. È solo una piccola bambina. A me sembra una grande bambina. È vero, è un'enorme bambina. Ciao a tutti. Ciao a te, Lucy. Ma quante piccole fate. Ebbene, che tu sappia che io non sono una fata, sono un elfo. Anche tu hai le ali e puoi volare? Gli elfi non possono volare. Sai fare gli incantesimi? Gli elfi non possono usare la magia. Oh, e allora che cosa fate voi? Gli elfi fanno un sacco di altre cose. E noi siamo elfi! E noi siamo fate! Oggi qui si lavora a pieno ritmo. Abbiamo ricevuto un importante ordine da parte di Babbo Natale. Wow! Crede che sia lui a chiamare? Oh, no, non penso proprio, no, no. Ho, ho, ho. Oh, salve, signor Babbo Natale. Salve, può passarmi il vecchio saggio, per favore? Certo, glielo chiamo immediatamente. Telefonata urgente per il vecchio saggio. Ricorsa subito alla reception, ripeto, è urgente. Salve, principessa Holly. Salve, vecchio saggio elfo. C'è Babbo Natale in linea. Oh, scusa solo un momento. Come va, babbo? Salve, vecchio saggio elfo. Mi assicura che le bambole saranno pronte in tempo per Natale? Sì, signor Natale. Le posso garantire che saranno finite entro oggi. E si è accertato che abbiano tutte un bel vestitino rosso, vero? Stia tranquillo, avranno tutte il vestitino rosso. La ringrazio. Buona giornata. È una delle bambole che state facendo per Babbo Natale? Sì, ce ne ha ordinate centinaia e devono essere pronte entro oggi. Possiamo vedere come lavorate? Ma certo! Il punto è che non si possono aggiustare le bacchette con la magia. E allora chi sa aggiustarle? Gli elfi che le hanno fatte. Elfi? Quindi gli elfi fanno le bacchette? Ma sì, certo, è una cosa che sanno tutti.
Gli elfi sono molto bravi a costruire le bacchette. E noi siamo elfi! Tutti alla fabbrica degli elfi! Ma tata, le bacchette sono magiche e gli elfi non fanno magie. Gli elfi non usano le bacchette, Holly, le fabbricano solamente. Buongiorno, vi serve aiuto? Sì, la mia bacchetta si è rotta. L'ha sbattuta contro una roccia. Solo un momento. Attenzione, prego. Il vecchio saggio elfo è pregato di recarsi subito alla reception. Ah, principessa Holly, sei tu che hai bisogno di aiuto? Holly ha rotto la sua bacchetta. L'ha sbattuta contro una roccia. Capisco. Non preoccuparti, l'aggiusteremo, vedrai. Venite con me. Mettete questi caschi di sicurezza. Scenderemo con questo trenino. Tutti a bordo. Tenetevi forte, mi raccomando. Ora scenderemo in profondità. Quanto in profondità? Livello 500. La fabbrica di bacchette magiche. Livello 500! È il livello più profondo che ci sia! Ma perché la fabbrica di bacchette si trova così in basso? Perché le bacchette sono magiche! E a noi elfi non piace la magia! È per questo motivo che abbiamo costruito la fabbrica il più possibile in profondità! Ed ecco qui la piantagione di pomodori! Wow! Mi dispiace, ma siamo invasi dai parassiti dei pomodori. Oh, perbacco! Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già! Andate via! Ciao! Ciao! Sparite! Via! Oh, sono di nuovo tornati! Già! Se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro! Gastone li ha spaventati! Certo, è ovvio! Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori! Bravissimo, Gastone! Diventerai la nostra coccinella da guardia! Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro! Tagliatelo! Subito! Pomodoro! Mi sembra un po' pericoloso. E lo è. Ecco perché indossiamo questi caschi. Però questa a me non sembra della farina. Perché il procedimento non è ancora finito, principessa Holly. Guarda, il vento fa girare le pale. Le pale fanno girare gli ingranaggi. E gli ingranaggi fanno girare le macine. Come vedi, le macine frantumano per bene i chicchi di grano. E finalmente, ecco della farina di ottima qualità. È un procedimento molto lento. Per questo ci vuole una settimana per ottenere un sacco di farina. Perché non può andare più veloce? Le pale girano in base alla forza del vento. Quindi, se facciamo in modo che il vento soffi più forte, le pale girerebbero più velocemente, giusto? Oh, certo! Ma non possiamo fare in modo che il vento soffi più forte. Io posso. Oh, un momento! Non sono sicuro che sia una buona idea usare la magia. Oh, smettila di brontolare. Faccio sempre attenzione quando devo interferire con gli agenti atmosferici. Tata Susina, posso fare un incantesimo anch'io? No, principessa Holly, tu sei troppo giovane per cimentarti in incantesimi sul tempo. Oh. Però puoi sempre osservare me e imparare come si fa. Soffia vento, fai il tuo dovere. Usa la tua potenza e asseconda il mio volere. Ecco fatto, non avevo ragione io? Le pale stanno girando sempre più velocemente. Hai visto, vecchio saggio elfo? So sempre quello che faccio.
questa era la nostra ultima consegna. Possiamo giocare. Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve, avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo. Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! Wands away, please, fairies. A farm is no place for magic. As you can see, Lucy, this is a rather bossy elf. Lucy, we want to see where the milk comes from. We want to see cows. Can you show us, please? Yes, follow me. These are the chickens. Yes, we know, and we know what chickens give us. Don't we, children? Eggs! Yes, Jake. Hello, chickens. Some fairies and elves have come to see you. Of course, chickens are quite stupid creatures because they are so big. But I'm big and I'm not stupid. yes. Sorry, Lucy. These are the sheep. Ah, yes. And who can tell me what sheep give us? Eggs! No, no. Sheep give us wool. What did the sheep say? The sheep said, bah. But what does bah mean? Bah means bah. Sheep are really very stupid indeed. But Rex is very clever. Who's Rex? Rex likes you. Charmed, I'm sure. Rex is a sheepdog. Watch this. Rex is rounding up the sheep and taking them safely into their pen. Wow. Gaston wants to have a go. You're too little to round up sheep. Però c'è un altro lavoro che è decisamente più pericoloso. E qual è? Lo posso vedere? Sei sicura? Ti potresti spaventare. Ma io non ho paura. Posso tranquillamente dire che questo è il lavoro più pericoloso del mondo per un elfo. Allora qual è? Raccogliere le uova. Che cosa c'è di pericoloso nel raccogliere le uova? Le galline! Wow, sono davvero gigantesche. Esatto, ecco perché abbiamo costruito un recinto alto. Ed ecco perché è molto importante chiudere a chiave il cancello. Che emozione. Aspetta, principessa Holly. Queste galline non sembrano tanto pericolose. È solo raccogliere le uova che può essere pericoloso. E come fate a raccogliere le uova? Ogni elfo deve correre molto velocemente verso l'uovo, prenderlo e poi scappare via il più in fretta possibile. E
E cosa succede se non è abbastanza veloce? La gallina ci si siede sopra! Poverino! E adesso hai capito perché è così importante che il cancello sia sempre chiuso a chiave. Tutti a bordo! Prossima fermata, la fabbrica degli elfi! Oh, ma non dobbiamo scendere ancora, vero? Sì, Tata. La fabbrica è molto più in basso. Bisogna scendere alle radici dell'albero. Quanto più in basso? Molto più in basso! Oh! Tutti a bordo! Sembra che stiamo scendendo poi molto. Oh, aspetta, Holly. Prossima fermata a livello 99. Tenetevi forte! Oh, il mio stomaco! Divertente! Livello 99. La fabbrica degli elfi. Ed ecco la macchina blobbosa. Come, scusa? La macchina blobbosa. Wow! Avanti, principessa Holly. Prego, e sentiti pure libera di fare qualsiasi domanda. Ok, buongiorno. Qual è il suo compito? Io tiro questa leva, principessa Holly. E cosa fa dopo? Tiro la leva e faccio scendere un'altra dose di blob. Non lo trova noioso? Gli elfi non si annoiano. E io sono un elfo. Buon lavoro. E ora venite, proseguiamo. Questa è la macchina modellante. Oh. E qual è il suo compito? Premo questo bottone. Tutto il giorno? Sì, tutto il giorno. Deve essere molto paziente. Gli elfi sono molto pazienti. E io sono un elfo. Sembrato di sentire un tuono. Sei stata tu a crearlo, Tata Susina. Ma io? No! Non ho creato il tuono con la magia, solo il vento. Sei proprio sicura di non aver creato una tempesta, Tata Susina? Certo. Beh, vento, uragani, tempeste, non è facile capire la differenza. Oh, stiamo producendo un po' troppa farina. Tra poco finiremo tutti i sacchi! Dimmi, Tata Susina, questo tempo dir poco spaventoso è opera tua! Oh, smettila di brontolare! Vedrai che migliorerà tra un momento! Tanto non può certo peggiorare! Ah! Oh, il mulino vento è fuori controllo! Sta producendo troppa farina adesso! Correte, correte! Mettetemi in salvo! Ci salti di qua! Aiuto! Mettiamoci al riparo! Aiuto! Il mulino è impazzito! Guardate come girano veloci le pale! Troppo veloci! Il mulino vento è fuori controllo! Si sta riempiendo di farina, ne produce troppa! Ma non volevamo ottenere proprio questo? Dobbiamo fare in modo che le pale rallentino subito! Ah, e va bene! Pronuncerò un'altra formula magica per fermare il vento! No, ti ringrazio molto, Tata Susina! Per oggi ne abbiamo abbastanza di magie delle fate! È il momento che gli elfi si diano da fare! Qual è il tuo piano, vecchio saggio elfo? Dobbiamo soltanto prendere all'asso una pala e così fermare il mulino a vento. Tenetevi forte a questa fune, amici elfi. D'accordo! Sei proprio sicuro che sia una buona idea? Sappiamo quello che stiamo facendo. Adesso rimanete indietro e fate attenzione. Gone all dark. It's Bessie. And who is Bessie? Bessie's a cow. Ooh, a cow. She likes you. Now, children, what does the cow give us? A big lick. Yes, and what else? Milk. Well done. But she hasn't brought any with her. She has. Watch me.
It's okay, Bessie. I'll be very gentle. And there you have it. That's where milk comes from. A cow. Another interesting thing about cows is they always sit down when it's going to rain. Oh, Nanny Plum, that's just a silly fairy tale. It's true. Cows sit down when it's going to rain. Oh, yes, yes. What a superb example of a female bovine quadruped. I just felt a teeny drop of rain. These are the cow's udders. Yes, I definitely felt some rain. Wise old elf, maybe you should get out from under the cow. If only I could take a closer look. Oh! What about the wise old elf? Oh. He's under a cow. At least he's dry under there. Lucy, could you get Bessie to stand up, please? I'm sorry. Cows never get up when it's raining. Morsa chela di granchio, per cortesia. Morsa chela di granchio. Cono mescolante. Cono mescolante. Sembra una cosa molto complicata. Riparare una bacchetta è un misto fra la chirurgia e la costruzione di un orologio. Ah! E ora la fischio trombetta tira fuori suono. Fischio trombetta. Molto interessante. Questo non è il suono giusto. Molto bene. Hurra! Possiamo andare ora? Non ancora, Tata Susina. La bacchetta di Holly deve essere collaudata. Alla sala collaudo. Questa è la nostra sala collaudo. È di certo il posto più sicuro del regno per fare magia. Perché serve una stanza speciale per le magie? Non vogliamo che la magia fuoriesca e causi qualche guaio. Dov'è il divertimento? La magia non deve essere divertente. Magia sicura e prudente. Ecco quello che facciamo qui. Che cosa sta facendo? Sta programmando il robot collaudatore per fare un incantesimo. Quella cos'è? Limonata. Stiamo per collaudare la bacchetta tramutando la limonata in qualcosa di diverso. Si trasformerà in un cocchio tutto d'oro? Oppure in un mostro con 100 occhi e 30 gambe? Aspettate e vedrete. La limonata si è trasformata in acqua! Una gallina è appena scappata! Presto, prendete quella gallina! La gallina è scappata! La gallina è fuori controllo! Si salvi che può! Prendete quella gallina! Svelti! Salite sul camion! Seguiamo quella gallina! Ci siamo fermati? No, no! La molla deve essere ricaricata! Aspetta, Holly! Ti do una mano io! Cosa succede dopo? Dopo c'è la stanza della pittura! Qui è dove tutti i giocattoli vengono dipinti! Che bello! Buongiorno a tutti! Buongiorno, principessa Holly! Ogni elfo ha un compito preciso, vedete? Uno dipinge gli occhi, un altro la bocca e un altro ancora i capelli. Incredibile! Credevo facessero tutto le macchine. No! I
nostri giocattoli sono tutti fatti a mano. Ci vuole un sacco di lavoro. Gli elfi amano il lavoro. E noi siamo elfi! Invece io sono una fata, grazie al cielo. Stata! Una volta che il vestito è stato dipinto, le bambole passano nell'asciugatore. Poi vengono impacchettate e pronte per la consegna. Ed ecco che qui abbiamo il prodotto finito. Un perfetto esempio di abilità professionale elfica. È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! Felici di essere lassù. Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti. Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, Tata Susina! Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento! Come vuoi! Obbedisci, vento! Ti ordino di sparire subito! Ti senti bene? Ma certo che mi sento bene! Sono un elfo! Ora posso prendere il mio sacco di farina! Fermati, Tata! Ti suggerisco vivamente di non aprire quella porta, è meglio! Oh, e smettila di brontolare! Ciao, papà! Ciao, Ben! Ah, signor Elfo, potresti consegnare un solo sacco di farina alla nostra tata? Può averne anche un camion intero e non si preoccupi, le do un passaggio! Urrà! La ringrazio, lei è davvero molto gentile! Ehi, tata Susina! Adesso puoi anche usare la tua magia, se lo desideri! Credevo che non ti piacesse la magia. Tirami fuori di qui, subito! Se ne sei sicuro? Ne sono sicurissimo! Abracadante! Mucca, alzati all'istante! Allora, che cosa stavo dicendo? L'ultima cosa che hai detto è stata... E questo è il suono che hai fatto quando la mucca ti si è seduta sopra. Ti ringrazio molto, Fragolina. Oh no! Piove tantissimo! Correte tutti sull'autobus! Lucy, è meglio che tu vada al coperto! Ma non posso! Devo prima far entrare tutti gli animali nella loro stalla! Rex può aiutarti! Ma come faccio con Bessie e con le galline? Pronuncerò una formula magica in modo che entrino nella stalla. Oh no! Piove troppo e la mia bacchetta non funziona! Invece sì che funziona, guarda! Non c'entra la magia! È merito di Gastone! Sta imitando Rex, il cane pastore! Gastone ora è una coccinella pastore! Bravissimo, Gastone! Grazie per il vostro aiuto! Tieni, ecco un po' di latte, è ottimo! Oh, sei molto gentile! Un urrà per Lucy! E un urrà per tutte le piccole fate! E per gli elfi! Urrà! Noi siamo andati alla grande fattoria e abbiamo visto tante belle mucche! Ma perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia. È una magia sicura e prudente. No, è uno schifo magia. Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Ah, hai usato la magia fuori dalla nostra sala con l'auto. Oh, quello è un limone. Volevo mutarla in una rana.
Tata Susina! La mia bacchetta ha qualche problema. Senti che rumore! Oh, sì, hai proprio ragione. Non è il suono giusto. Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? 10 anni almeno. Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno. Ecco, prova adesso. Sì, così va molto meglio. Tata, hai trasformato il vecchio saggio in una rana. Sì, Holly, esatto. Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo. Ti do il permesso, torna te stesso. Bene, ottimo. La tua bacchetta adesso funziona perfettamente. Non aspettare altri 10 anni per portarla a revisionare. Sì, vecchio saggio elfo, mi dispiace. Grazie per aver riparato la mia bacchetta, vecchio saggio. È stato un piacere, principessa Holly. È così bello riaverti con me, bacchetta. Ti prometto che d'ora in avanti ti tratterò sempre con estrema cura. Sì, ma non sbatterla contro la roccia. Mai più. Oh, buongiorno. Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina, ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, vostra maestà. Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Oh! Guardate, laggiù c'è la nostra gallina! Fa attenzione, Tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha deposto un uovo! Urrà! Urrà! Che bello! E il servizio è anche migliore di quello degli elfi. Eh? Cosa? Tata Susina, puoi chiedere alla signora gallina di deporre un uovo per la mia colazione di domani? Naturalmente, vostra maestà. Delle bambole non doveva essere rosso. Come? Oh, hai ragione, principessa Holly. Oh, non importa. Un errore accettabile su un numero così alto di bambole. Ma tutte quante hanno dei vestiti blu. Oh, ha ragione. Ora siamo costretti a dipingerle tutte di nuovo. Ma non c'è abbastanza tempo. Posso mettere tutto a posto in un attimo con un po' di magia. La magia non è permessa qui nella fabbrica degli elfi. Ok, allora chiamerò Babbo Natale e gli dirò che cos'è capitato. No! Sono sicura che capirà. No, no, non chiamare Babbo Natale. Va bene, Tata Susina, forse puoi fare una piccola magia, solo per questa volta. Ottimo, per questo mi serve la mia bacchetta. Bentornata. Da blu a rosso. Urrà! Ha funzionato! Oh, vi ringrazio, ma non è stato niente di che. Solo una semplice magia. Una sedia per Tata Susina. Presto! Ma per che cosa? Una è fatta. 999 da fare. Oh. Da blu a rosso. Da blu a rosso. Da blu a rosso. Accipicchia, Tata. Temo che dovrai essere molto paziente. Già, Tata Susina, alla fine diventerai un elfo come tutti noi. Sono un elfo.